Vi prego di mettere tutto da parte per una volta, per un momento. Svuota la mente, elimina tutto ciò che ti preoccupa. È il momento di pensare a cosa è davvero importante. Ora, ne vale della tua vita, di quella dei tuoi figli, dei tuoi cari, di chi hai a cuore. Qualcosa di grande sta accadendo. Qualcosa di grande accadrà. So che ormai a dirsi sembrerebbe cosa ovvia, ma lo sento. Lo senti tu? Noi siamo al centro di tutto questo, al centro del loro gioco, il centro del nostro gioco, la nostra esperienza, il nostro mondo, il mondo che sarà per i nostri figli e le future generazioni. È tutto nelle nostre mani. Vorrei che anche i più scettici comprendano almeno questo, l'importanza del ruolo che tutti noi ricopriamo, il ruolo nell'ora, il ruolo di questo preciso momento. Tutto è nell'ora, il presente, il passato e il futuro. Sta tutto qui, adesso. Tutto si decide qui, adesso. Tutto si decide qui, adesso. Così è sempre stato, ma specialmente in quest'epoca. È il momento di prendere in mano le molteplici responsabilità che, sino ad ora, tutti hanno preferito delegare, delegare e delegare. Non abbiamo più la speranza di rivedere il mondo come era prima. Lo possiamo ormai solo immaginare, solo pensare a come eravamo abituati a vederlo e a viverlo. Potremmo solo limitarci a raccontarlo ai nostri nipoti, ai nostri figli, ciò che sembrava almeno essere una semi-libertà. Ora è una prigionia totale e non se ne può più uscire. La stessa per cui abbiamo gridato allerta per decenni, dall'essere ridicolizzati all'essere etichettati. Tutti i nodi ora sono giunti al pettine. Le prove e ricerche non sono venute smontate. E quando vi chiederanno: avete davvero lasciato che tutto ciò accada senza far nulla? Avrete davvero il coraggio di rispondere che siete rimasti seduti a guardare? Ti prego di non negare davanti all'evidenza ciò che migliaia, milioni, sempre di più stiamo urlandovi contro, perché è per il vostro bene, per il bene dell'umanità e soprattutto è per concedere la libertà di vivere, di godersi questa esperienza bellissima chiamata vita, nel rispetto anche del pianeta Terra, la nostra vera casa, connessione e linfa vitale. Non c'è salute e benessere, non c'è vita se distruggiamo questo pianeta, se lo soffochiamo, se estinguiamo le specie, se ci accoltelliamo tra fratelli e sorelle. Non esisterebbe più speranza. E sì, è così che i pochi che stanno manipolando tutto vorrebbero. Sono loro quelli maligni, senza un'anima, che istigano intere società a crescere come loro, indottrinati e lobotomizzati attraverso plurime tecniche di lavaggio del cervello applicate in massa, cavie da laboratorio. Non siamo altro per loro, minatori e cavie, e loro, mi basti definirle come sanguisughe. Ma qualcosa di grande, lo ripeto, sta accadendo. L'uomo sta tornando nella giusta frequenza, una guerra spirituale è in corso. E noi, come sempre, siamo le pedine, coloro che sorreggono la piramide intera. Senza di noi, tutto il loro sistema crollerebbe. Lo stesso sistema piramidale che ormai ha dovuto lasciar cascare tutte le maschere. Su via, parliamo di poche stirpi elitarie che ci impongono di lasciar loro tutto, dalle libertà all'energia che impieghiamo semplicemente per sopravvivere, sino ai nostri figli. Quando ci dovremmo ormai abituare a lavorare solamente per conservare al meglio il nostro pianeta e far proliferare la vita sullo stesso? Le macchine e le nuove tecnologie potrebbero lavorare al posto dell'uomo e noi curarci della sicurezza, dell'ambiente, della salvaguardia e rispetto di ogni essere umano in forma di vita. Invece stiamo finendo in un mondo dove l'uomo viene omologato e messo a servizio della tecnologia e non viceversa. Controllati, sorvegliati e giudicati dalla tecnologia con forze armate cyborg, davvero. Saranno, credo, contati i lavori umani che resteranno su questo pianeta. Quindi, mettiti l'anima in pace, o agiamo adesso uniti come le gocce che compongono l'oceano, oppure sarà questo il triste finale. Depopolamento, lobotomizzazione finale di massa.
e tutti collegati a loro come cellule, al grande nucleo quantico con intelligenza artificiale. Il grande occhio che tutto vede sarà finalmente compiuto con le smart cities, le città intelligenti. Saremo solo cellule collegate a questo. Ogni nostro passo sarà controllato, non ci saranno nascite libere e decise senza il consenso dello Stato orwelliano. I tempi collimano con l'avvento dell'era dell'acquario e gli accadimenti non possono che dargli ancora una volta ragione. A chi? Ai Maya, per ciò che ci indicarono. Era ormai finita e passata l'era della dittatura e delle macchine. Siamo giunti all'epoca di fratellanza, uguaglianza e ritorno alla consapevolezza, alla connessione primordiale con il vero sé, con la vera natura, in armonia con la legge dell'uno. E qualunque mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Citando ancora un'antica profezia Hopi, è giunto quel momento in cui tutti i popoli si uniscono per difendere la terra dalla distruzione. Esatto, quei guerrieri di consapevolezza, guerrieri di luce, siamo noi e tu sei il benvenuto. La nostra unica arma è la consapevolezza e la comunicazione. È l'amore. Tu ne fai inevitabilmente parte. Siamo tutti parte della stessa famiglia. Il bene ed il male sono diverse forme di energia, ma che fanno parte dello stesso tutto. Dobbiamo impegnarci ad accettare tutto ciò. La parte oscura, negativa, maligna, ha preso il sopravvento in questo mondo. Lo chiede la terra stessa, lo chiede la vita stessa. Abbiamo bisogno di tornare all'equilibrio, dove finalmente sarà la luce ad illuminarci tutti e ad illuminare un futuro meraviglioso.